Abbiamo mai pensato all'accostamento tra silenzio e dialogo? C'è una profonda connessione nell'ambito della comunicazione che riguarda questa dualità. Il silenzio viene erroneamente molto spesso ricondotto all'assenza di suono, nulla di più sbagliato. In realtà è una forma potentissima di comunicazione che si intreccia saldamente proprio con il dialogo. Ma c'è qualcosa in più da esplorare se vogliamo veramente riconoscere questo binomio, dialogo-silenzio, se vogliamo capire di che cosa si tratta. Il silenzio può essere inteso come ricettacolo. Secondo una teoria filosofica di John Cage, che è un compositore e teorico musicale, il silenzio non è esistente come assenza di suono, ma appunto come ricettacolo, un ricettacolo di significato. Intanto il silenzio è intriso di una possibilità di iniziazione, il silenzio è intriso di potenziale e di possibilità di interpretazione. È attraverso il silenzio che i pensieri, le emozioni più profonde si possono esprimere in maniera molto significativa. È attraverso il silenzio che i pensieri, le intenzioni, le emozioni si esprimono in maniera più significativa, creando in questo modo una dimensione ricca di sfumature. Ora pensiamo invece a che cos'è il dialogo. Il dialogo può essere inteso come una sorta di danza interattiva, una danza che avviene appunto tra le persone che comunicano tra loro. Le parole sono i passi di questa danza. E in tutto questo il silenzio funge da pausa, consentendo appunto alle persone di ascoltare e di capire quello che stanno ascoltando. Il silenzio è dunque fondamentale in questa reciprocità di scambio, di comprensione condivisa, una dimensione all'interno della quale le persone non soltanto condividono, ma si connettono in modo profondamente autentico. E in questa danza capiamo che c'è anche una ritmica, il ritmo del parlare e dell'ascoltare, del suono della parola e del silenzio come pausa. C'è uno psicologo che si chiama Rogers, è uno psicologo umanista, che considera il dialogo come il presupposto di un ascolto attivo. In questo contesto il silenzio diventa abilità. È proprio attraverso il silenzio che concediamo spazio all'altro e permettiamo alle parole di sedimentarsi, lasciando perfettamente comprendere ciò che vuole essere comunicato, trasmesso. L'ascolto attraverso il silenzio, attraverso questa pausa armonica, apre le porte alla comprensione, ma non solo, apre le porte all'empatia, alla costruzione di relazioni. E quindi il binomio dialogo-silenzio è qualcosa di profondamente creativo, perché è una danza armoniosa in un silenzio che non è mai vuoto, dove si possono manifestare significati profondi della comunicazione. Tutto questo è certamente possibile anche nella nostra vita quotidiana, capire il potere che ha il silenzio nella comunicazione. Capire come non è necessario temere le pause, dover parlare a tutti i costi in modo veloce, rendersi conto che invece la pausa può essere anche segno di sapienza, di autostima ed anche un faro su noi stessi, sul messaggio che vogliamo dare. Quel silenzio sottolinea le parole che diremo. Il binomio dialogo-silenzio ci aiuta anche ad esprimerci in maniera più consapevole e anche più spontanea, senza costruzione, senza orpelli, senza osservarci dall'esterno, senza pensare cosa diranno gli altri del nostro modo di comunicare, della forma. Il silenzio comporta anche una riflessione, il non parlare a vanvera, ma l'essere responsabili di quello che diciamo e della ricaduta che i nostri pensieri hanno sugli altri. Solo in questo modo possiamo essere esempio e testimoni di una comunicazione più autentica e significativa.